La senti questa voce? Chi canta muore? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Puntata numero 86. Buon venerdì 19 marzo. Tanti auguri a tutti i papà all'ascolto, ma anche a tutti i Giuseppe. Chi vi parla è ovviamente, come sempre, Nicola Lucarelli. E allora, buon Bari nuovamente in campo. Domenica allo stadio Nicola Ceravolo c'è Catanzaro-Bari, fischio d'inizio alle ore 15. Puntata odierna dedicata interamente a questo match, con notizie, rubriche e ospiti in collegamento telefonico. Ci collegheremo anche con Catanzaro per le ultimissime sui nostri prossimi avversari. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il numero è sempre il solito, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, il numero per le vostre chiamate, i vostri messaggi o le vostre note vocali, altrimenti c'è sempre la nostra comodissima chat di Spreaker. Bene, andiamo avanti, sondaggio odierno che, come ogni puntata pre-gara, riguarda appunto il prossimo match dei biancorossi. Quello che vi chiediamo è come finirà Catanzaro-Bari. Fate il vostro pronostico sulla partita dei biancorossi. Entriamo in clima partita cercando di individuare la formazione anti-Catanzaro. Non ci sono ancora notizie circa l'allenamento di questa mattina. Il Bari quest'oggi svolgerà una doppia seduta di lavoro, non ci sono ancora notizie, quindi ci dobbiamo rifare a quello che è il report di ieri pomeriggio, riunione tecnica in sala video, poi seduta sviluppata su moduli di lavoro personalizzati in base all'utilizzo nel match infrasettimanale, che ha giocato dal primo minuto, si è dedicato a crioterapia, lavoro atletico, discarico, palestra e campo. Il resto del gruppo ha lavorato in campo. Aggregati alla prima squadra i soliti giovani della Berretti, Colaci, D'Argenio, De Marco, Mercurio, Pinto e Rutigliano. Nel pomeriggio c'è stato anche un approfondimento sulla parte teorica in sala video, quindi Carrera che si è soffermato parecchio su quelli che sono stati gli errori nell'ultimo match, quindi grossa attenzione a quelli che sono stati gli errori nella partita contro la Casertana, quindi molta, come abbiamo letto, molta teoria da parte di Carrera. Veniamo alla formazione, rientra Bianco dalla squalifica, non ci sarà Sarzi Puttini, infortunato, come sappiamo purtroppo, ieri abbiamo letto la notizia del suo infortunio, dovrebbe essere ancora out Celiento, purtroppo non abbiamo notizie dell'ultima ora. E allora la formazione dovrebbe essere Frattali tra i pali, poi difesa secondo me molto abbottonata con Sabbione terzino destro, Di Cesare e Minelli centrali, Perrotta terzino sinistro, quindi un poco slancio sulle fasce. L'alternativa sarebbe mettere Rolando, però Rolando terzino, non lo so, una partita così difficile come quella di Catanzaro in un momento del genere sarebbe una scelta forse un po' troppo rischiosa. Comunque noi ci basiamo su quelle che potrebbero essere le scelte di Carrera, quindi Sabbione, Di Cesare, Minelli e Perrotta, centrocampo Derisio e Maita, poi in avanti i soliti Marra, Santenucci, Dussi e Cianci, anche Santenucci secondo me inizia a soffrire un po' quel ruolo in quella posizione, un po' forse troppo sacrificato, un po' forse troppo lontano dalla porta. Questa è una mia impressione. In alcune partite ha fatto bene, ha fatto anche da raccordo tra centrocampo e attacco, ha fatto anche da spalla, però secondo me Antenucci dovrebbe giocare un po' più avanti, almeno questa è il mio punto di vista, perché forse un pochino troppo sacrificato in questo modulo, almeno questo è quello che ho notato nelle ultime uscite, anche se poi ci ha messo anche del suo Antenucci non disputando delle partite magnifiche, però secondo me la componente tattica c'entra e non poco.
E allora, veniamo ora invece alla rassegna stampa di Tanto Non Capirai, Gazzetta dello Sport, Bari, la crisi è lì davanti, sparito il super attacco, con carriera media di un gol a partita, prima era di 1,72 e Antenucci non ha realizzato neppure una rete. Per Sarzi Puttini, escluse lesioni alla caviglia destra, ma questo l'abbiamo detto nella puntata di ieri. Per quanto riguarda il Corriere del Mezzogiorno, il Bari fa la conta degli infortunati e secondo il quotidiano, per Sarzi Puttini lo stop dovrebbe essere di almeno 2 settimane. Quindi un grosso in bocca al lupo a Daniele Sarzi Puttini, che stava facendo comunque, sta facendo un discreto campionato, molte perplessità su di lui, però devo dire che ci dobbiamo ricredere, perché sta facendo benino, quindi complimenti a lui. Leggo qualche messaggio. Boris, spero che il ritiro serva a qualcosa. Sì, non abbiamo detto, il Bari è in ritiro da giovedì. Boris scrive: spero che il ritiro serva a qualcosa. La cosa che vorrei rivedere è lo spirito di gruppo che è mancato in campo. Auguri per la festa del papà. Boris, grazie Boris, non so se sei papà, però vabbè, forse lo diventerà. Io ti faccio comunque gli auguri. Tornando a quello che si diceva sulla Gazzetta, l'attacco è il problema del Bari. Ma secondo me il problema del Bari è un po' tutto, diciamo, non solo l'attacco. Secondo me ci sono problemi in difesa, e abbiamo visto certi svarioni nell'ultima partita, anche lo stesso di Cesare, protagonista di svarioni niente male. Ci sono problemi anche a centrocampo, dove c'è poco filtro, c'è anche poca qualità, si salva solo Maita, ma troppo poco per una squadra come il Bari. E poi di conseguenza, se è un centrocampo non molto propositivo, anche l'attacco deve comunque sia subire questi limiti della squadra di Carrera. Bene, siamo giunti al momento dei numeri, delle curiosità biancorosse. Ci dice tutto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Di che umore sei, Massimiliano? Va, definirei la partita di mercoledì avvilente, davvero avvilente. È un Bari da indietro tutta praticamente. Non migliora, anzi peggiora, quindi davvero una prova avvilente. Ecco, Come te non la sei so trovare spiegata? un altro termine. Come te la sei spiegata? Ah, me la so spiegare. Innanzitutto ci sono evidentemente dei limiti di organico, ma anche dei limiti strutturali. Poi probabilmente anche il tecnico, dopo dopo la scossa iniziale, non è ancora riuscito a trasmettere quella mentalità vincente che da lui ci si aspettava, insomma. E vedo una squadra slegata, una squadra in cui ci sono 11 giocatori, una squadra che non è ancora squadra. Ci sono 11 giocatori, ciascuno ricopre più o meno il suo ruolo, molti lo fanno male, molti lo fanno in modo svogliato. Questa è l'impressione ovviamente da fuori. Io la partita, come molti di noi, non l'ho vista dal vivo, l'ho vista in TV, e questa è l'impressione che dà. Una squadra che nei primi 10 minuti, quarto d'ora, poteva tranquillamente disporre dell'avversario e poi si è completamente incartata, insomma. È bastato un minimo di organizzazione da parte della squadra avversaria per mettere in crisi il Bari. Massimiliano, dove nasce questa crisi? Beh, quando queste stagioni ormai, diciamo che io noto come dire, è ovvio che le crisi nascono tutte da lontano, le stagioni sbagliate nascono già dall'estate probabilmente. Da quel famoso mese di Penso, silenzio, possiamo dirlo? credo che abbiate sottolineato quel mesetto di ritardo con cui il Bari ha cominciato anche a programmare la nuova stagione, come dire, la diversità di vedute tra le anime della società, quindi della proprietà, quindi della Filmauro, tra la conferma di Vivarini e, come dire, l'ingaggio di un nuovo tecnico.
e quindi comincia da lì, insomma. Poi probabilmente una serie incredibile di acquisti o di scelte sbagliate. Io sinceramente ancora adesso non riesco a comprendere, che so, Semenzato, che cosa possa, come possa essere utile al Bari, se non come rincalzo e in, come dire, in condizioni disperate. Però evidentemente sono state fatte delle scelte, coloro i quali hanno fatto queste scelte sono stati rimossi, ma è ovvio che ormai è una stagione che almeno sulla carta, almeno in teoria, soltanto un miracolo potrebbe rinvigorire e magari portarci in Serie B, ecco. Sono scettico su questa squadra, tu me ne sei testimone, come certo, tutti gli ascoltatori di Radio Biancorossa, certo, sin dalla metà di novembre. Avevo detto che non avrei mai creduto nei miracoli, perché il Bari avrebbe dovuto fare la storia per risalire la china e recuperare dei punti alla Ternana. Il problema è che da lì poi il Bari non solo ha perso terreno dalla Ternana, ma l'ha persa anche con dall'Avellino, che è virtualmente secondo, avendo anche il vantaggio di dover ospitare il Bari al Partenio Lombardi. E adesso dobbiamo guardarci da Catanzaro, è l'ennesima trasferta di un calendario che soprattutto nel girone di ritorno e soprattutto in trasferta non è sulla carta amico del Bari, ma vediamo che adesso il Bari zoppica, per non dire è fermo anche in casa, perché con Potenza e Casertana conquistare un punto è davvero un bottino miserrimo. Ecco, mi riallaccio a quello che stavi dicendo. Quale deve essere ora l'obiettivo del Bari? Riprendere il secondo posto, quindi riprendere l'Avellino, o difendere il terzo? Ma guarda, il problema del Bari deve essere innanzitutto ritrovarsi come squadra. È una squadra che è priva completamente di identità, è priva di anima, è priva di gioco, è probabilmente anche priva di stimoli, ed è una cosa che è probabilmente inaccettabile a questi livelli. E per una squadra importante, per una piazza storica come il Bari, voglio dire, che il Potenza venga a vincere a Bari in 100 anni di storia è inaccettabile, secondo me, ma è inaccettabile proprio come principio, non esiste. Idem la Casertana che venga a pareggiare a Bari, sono risultati che secondo me avviliscono i tifosi e la storia del club, che probabilmente non è eccelsa, però è vero che negli ultimi 20 anni ne abbiamo fatti soltanto 2 di campionati in Serie A, però voglio dire, di certo il Bari ha più storia della Casertana, del Bari, della stessa Ternana. Quindi, ecco Max, c'è una domanda, è proprio questo. C'è una domanda per te da parte di Kratos, che ci scrive: ciao Nick, una domanda per Massimiliano, ricorda un Bari così brutto anche in passato? Grazie e auguri per la festa del papà ad entrambi. Noi ringraziamo, auguri anche a te. Allora, un Bari grazie, così brutto. Allora, innanzitutto ricambio per gli auguri e ringrazio e ricambio gli auguri. Detto questo, guarda, è davvero difficile, perché innanzitutto credo che il Bari in Serie C vado a memoria, non ho come dire statistiche, ma il Bari in Serie C abbia fatto peggio soltanto nel campionato 51-52, quindi andiamo veramente indietro di 70 anni, perché poi noi è ai campionati di Serie C che dobbiamo fare riferimento. Certo, ovviamente. Per restare alle annate più recenti, ecco, secondo me questa annata non vale né più né meno di quelle delle ultime opache che abbiamo vissuto, le ultime di Serie B, in cui sembrava che il Bari da un momento all'altro dovesse spiccare il volo e poi ha finito per non giocare talvolta nemmeno i playoff. E quindi, ma sono paralleli, quello che manca a questa squadra, ecco, lì ci preoccupavamo giustamente per il futuro della società e della squadra. Qui invece che il futuro della società e della squadra dovrebbero essere sulla carta assicurate, non capisco questa involuzione totale, ecco, che il Bari, che ormai si trascina
probabilmente proprio dalla sconfitta in casa con la Ternana, perché da quel momento in poi il Bari non si è più raccapezzato e il primo segnale d'allarme era venuto nel derby di Foggia. Ecco, perché poi, mettiamola come vogliamo, Carrera credo che sia ormai in sella da 7 partite, alla guida da 7 partite, quindi qualcosa di suo si sarebbe già dovuto vedere. Io ho visto un buon Bari a Castellammare di Stabia, al netto del palo colpito dalla Juve Stabia sullo 0-0, che avrebbe potuto cambiare la partita. È stato un Bari anche fortunato, in qualche modo, cambiano sempre la partita. È un ottimo primo tempo a Terni. Le vittorie con Monopoli e Foggia sono avvenute più con il cuore, più con la garra che con il gioco, la qualità. Il pareggio di Catania, anche lì abbiamo visto il consueto errore difensivo, la consueta squadra che in vantaggio arretra e lascia campo agli avversari e perde campo. Quindi i difetti ormai sono conclamati e sono sempre gli stessi. È una squadra che non riesce a difendersi, che anche nelle certezze della scorsa stagione, vedi Sabbione, che l'anno scorso fu tra i migliori difensori del Bari, oggettivamente, e che invece quest'anno manca per rotta, e che invece quest'anno non sono riusciti a ripetersi a quei livelli come di rendimento, anzi, sono davvero regrediti. Perché se c'è una differenza tra il Bari dello scorso anno e il Bari di questo, è proprio almeno nella continuità. Il Bari almeno l'anno scorso riusciva nelle peggiori giornate almeno a non perdere. Certo. Perché la sconfitta è sempre avvilente, ecco, magari non vinceva. E comunque il secondo posto non è mai sfuggito al Bari, ecco, l'anno scorso. Invece quest'anno rischiamo addirittura di arrivare quarti. Ma a questo punto, anche arrivando secondi, io non so, non riesco neanche a comprendere come il Bari possa arrivare secondo in questo momento. Non avrebbe senso pensare al secondo posto, è più realistico pensare a difendere il terzo per limitare i danni. Quindi ti rifai a quello che stavo dicendo prima. Massimiliano, veniamo a questo Catanzaro-Bari, penso ci siano abbastanza precedenti, no? Beh, è una squadra, una sfida di grande tradizione, anche se si è giocata soltanto in Serie B e in Serie C. Teniamo conto anche che il Catanzaro negli anni 80 è stato in Serie A, manca da allora dalla Serie A, e quindi voglio dire, in Serie A non ci sono state, mentre il Bari negli anni 80 la Serie A l'ha disputata soltanto per una stagione nell'85-86, e che si concluse con la retrocessione, per cui in quella circostanza in A non sono riusciti a incontrarsi Bari e Catanzaro. Abbiamo in totale a Catanzaro, tenuto conto che ci sono state 2 partite disputate in campo neutro, una a Salerno e una a Reggio Calabria, ci sono state 17 partite che il Bari ha giocato a Catanzaro, e a Catanzaro, sul campo del Catanzaro, il Bari non ha mai vinto. Quindi anche qui questa è una sfida in cui il Bari dovrebbe andare, anche qui dovrebbe fare in qualche modo la storia, perché l'unica vittoria in trasferta del Bari contro il Catanzaro, sul campo del Catanzaro, avvenne in realtà sul neutro di Reggio Calabria il 31 dicembre 1977 in Serie B. Il Bari era appena tornato in Serie B e il Bari si impose per 3-2, segnò Palanca per il Catanzaro, poi ci fu una doppietta di Penso che ribaltò il risultato, 2-2 temporaneo di Nicolini e gol vincente di Scarrone. Questa è l'unica vittoria del Bari in trasferta sul campo del Catanzaro, che come ho già detto era un campo neutro, era Reggio Calabria. Sono passati circa 44 anni. Ecco. Poi abbiamo in Serie C abbiamo soltanto 3 precedenti, tutti e 3 a Catanzaro, e si sono conclusi con 3 pareggi. Tutti possiamo ricordare quello dell'anno scorso, ahimè fu l'ultima partita prima della chiusura totale dell'Italia, 9 marzo Catanzaro-Bari 1-1, gol di Antenucci, col lampo di Antenucci e pareggio di Canutè nel secondo tempo. Gli altri precedenti in Serie C risalgono addirittura agli anni 50, 3 febbraio 52 Catanzaro-Bari 0-0, e 21 novembre 54 Catanzaro-Bari 0-0.
quest'ultimo è bene augurante perché in quella stagione poi il Bari salì in Serie B, fu promosso in Serie B. Da ricordare anche che tra Catanzaro e Bari in campo neutro, in questo caso a Napoli, si disputò anche uno spareggio alla fine del campionato di Serie B 70-71 per la promozione in Serie A. Il Bari aveva perso il primo con l'Atalanta per 2-0, perse anche il secondo, perse prima sul campo, poi a tavolino per 2-0 perché ci fu un'invasione di campo, e perse anche a Napoli il 27 giugno 1971 con un gol di Mammì che soltanto l'arbitro vide, l'arbitro barbaresco di Cormons vide non segnato con l'arbitro, con la mano, e quindi lo convalidò. Era un gol palesemente irregolare. Veniamo ai doppi ex, anche qui ce ne sono abbastanza, no? Beh, una partita di grande tradizione non può che avere tanti ex. Volevo ricordare il più ex di tutti, quello che secondo me più di tutti è il doppio ex tra Bari e Catanzaro, che è di Bivi. E proprio a Bivi volevo dedicare una piccola finestra perché è stato un grande attaccante del Bari, e lui fu comprato dal Bari di Vincenzo Matarrese per circa 3 miliardi di lire. Attese fino all'ultimo una chiamata dalla A perché il Catanzaro era appena retrocesso in Serie C, e non dobbiamo dimenticare che nell'81-82 Edi Pivi era giunto secondo tra i capocannonieri della Serie A dietro Pruzzo giocando nel Catanzaro, quindi aveva compiuto un'impresa soltanto 2 anni prima. Pivi volle aspettare fino all'ultimo una chiamata dalla A. La chiamata dalla A quando arrivava non era economicamente accettabile per il Catanzaro. Fu il Bari a farsi avanti, il Bari che dovette rinunciare a Messina per ingaggiare Pivi proprio perché c'erano troppi attaccanti poi in Serie B, e lui si presentò subito con una vittoria proprio a Catanzaro in Coppa Italia. Ecco, questa è l'altra vittoria del Bari a Catanzaro in Coppa Italia, 29 agosto 1984, gol di che si presentò da ex e subito punì la sua ex squadra. Quindi diciamo che gli ex giocatori, i doppi ex sono tanti. Oltre ai Bivi io ricordo Roberto Bacchin, grandissimo regista degli anni 70, Carmelo Bagnato, Angelo Carella, Luca Gentili, Carlo Bresciani, altro grande attaccante, Ettore Brossi, Alberto Cavasin, grande difensore, Alessandro Del Grosso, Valerio Di Cesare, che è un ex, Antonio La Fortezza, Onofrio Loseto, Valerio Maio, altro grande regista, Franco Nicastro, poi abbiamo Biagio Pagano, Roberto Pignatelli, Luigi Sardei e un attaccante, Antonio Soda. Del Bari hanno giocato a Catanzaro e domani comunque saranno in qualche modo della partita e o andranno in tribuna. Abbiamo Daniele Celiento, Perisio, Maita e Dursi, oltre a Di Cesare. Già, i famosi ex. Allora, poi abbiamo, se vuoi ti cito qualche allenatore importante, doppio ex, grande allenatore, doppio ex Gaetano Auteri, non si può non citare. Sarebbe stata la sua partita. Poi, Gianni Seghedoni, abbiamo Bruno Polchi e Nunzio Zavettieri. Poi abbiamo degli ex giocatori del Bari che hanno allenato il Catanzaro, sempre Gianni Seghedoni, Peppe Galluzzo e Dino Pitetto. Gara che sarà arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova, assistenti Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Giulio Basile della sezione di Chieti. Quarto ufficiale sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Allora, cosa puoi dirci su questo arbitro? Beh, quella di domenica, sarà la sua 60ª direzione nella stagione regolare di Serie C, quindi un arbitro di esperienza che ha la quarta stagione in Serie C. Ho notato subito, guardando le statistiche, una curiosità. Ovviamente sono autorizzati tutti gli scongiuri. In questa stagione Marcenaro ha arbitrato 6 partite del girone C, quello del Bari, esattamente Palermo Avellino 0-2, Catania Ternana 1-3, Potenza Avellino 0-1, Casertana Avellino 0-2, Catania Palermo 0-1. Le prime 5 partite sono coincise con altrettante vittorie in trasferta.
l'unica vittoria di una squadra casalinga arbitrata da Marcenaro è stata Foggia-Bari del 1° novembre scorso, Foggia-Bari 1-0. Marcenaro ha incrociato il Bari in altre due circostanze, tutte e due nel 2019. 1° settembre 2019 Bari-Viterbese 1-3, la seconda 20 ottobre 2019 Avellino-Bari 2-2. Quindi con questo arbitro il Bari lo ha incrociato per tre volte, due sconfitte e un pareggio. Il Catanzaro invece ha incrociato questo arbitro per ben due volte, tutte e due le volte in casa, e tutte e due le volte ha perso. 25 febbraio 2018 Catanzaro rende 0-1, 26 febbraio 2020 Catanzaro Regina 0-1. Perfetto. Ripeto, gli scongiuri sono autorizzati. Assolutamente, perché, assolutamente sì. È un arbitro che porta bene alle squadre che viaggiano, ma non al Bari. Vabbè, noi speriamo valga solo la prima parte di quello che hai detto. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona, per essere stato con noi. Max, grazie mille, buona partita e forza Bari. Sempre forza Bari, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. E grazie. Un augurio particolare a tutti i papà. Mi unisco, grazie Max. E allora, questo Massimiliano Ancona, insomma, partita, come ho detto, sarebbe stata la partita di Deuteri questa qui, che insomma, il ritorno nella sua Catanzaro, sarà la partita di Dursi, di Maita, di Cedento, se giocherà, ma non credo, di Derisio, di tanti altri, quindi vedremo un pochino come si, cioè, non sarà la loro non sarà la partita di Auteri, sarebbe dovuta essere la sua partita, però come sappiamo il mister purtroppo è stato esonerato. Bene, tra un po' andremo a perfezionare il secondo collegamento di giornata. Intanto vi ricordo il sondaggio odierno: come finirà Catanzaro-Bari? Fate il vostro pronostico. Michele dice: spero in una vittoria del Bari, ma il risultato più probabile vedo un pareggio. Chissà, poi Giuseppe: vincerà il Bari 2-1, doppietta di Antenucci. Magari, insomma, Antenucci dovrebbe tornare, come ho detto prima, al gol quanto prima. Abbiamo bisogno dei suoi gol, lo diceva anche Franco Cirici nell'articolo di oggi sulla Gazzetta dello Sport. Qualche altro pronostico c'è, vediamo un pochino. Davide che ci scrive: il Bari vincerà 1-0, gol di Cianci. Speriamo, anche per lui, insomma, il ritorno al gol sarebbe qualcosa di importante. Bene, siamo giunti allo spazio dedicato a squadre e tifoseria avversaria. Per sapere tutto sui nostri prossimi avversari del Catanzaro abbiamo in linea il giornalista della Gazzetta del Sud e della Gazzetta dello Sport, Andrea Celia Magno. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a voi, ciao. Ciao Andrea. Allora, Catanzaro reduce dalla vittoria di misura, anche se l'ultima partita non l'ha disputata, però diciamo l'ultima partita disputata è quella contro la Virtus Francavilla, vittoria di misura. Prima ancora c'è stato il pari esterno di Teramo. Che momento sta vivendo la squadra di Calabro? È un momento abbastanza buono quello che sta vivendo la squadra di Calabro. Non è perfetto, non è il massimo, perché ancora c'è qualche problema sul piano realizzativo. La squadra costruisce abbastanza, addirittura alcune volte anche tanto, però poi concretizza meno di quanto dovrebbe e potrebbe, visto anche l'esperienza che hanno quasi tutti gli attaccanti del Catanzaro. Però è sul pezzo, ha trovato la sua solidità difensiva ormai definitiva. L'arrivo di Scognamillo nel mercato di gennaio ha dato quella grinta e quel temperamento in più che mancava in difesa. Subisce poco, in certe occasioni anche molto poco, e ottiene quasi sempre il risultato, perché poi nelle ultime quattro partite il Catanzaro, al di là della sconfitta con l'Avellino che è arrivata per un gol in netto fuorigioco di Bernardotto, poi ha battuto la Ternana, ha pareggiato a terra, ha vinto pur soffrendo contro il Francavilla, insomma i punti sono arrivati anche nonostante tutto. Come hai trovato l'Avellino? Una squadra in forma oppure no? Una squadra in forma, una squadra
soprattutto ben allenata da un allenatore che ha vinto tanto in Serie C e che sul piano tattico è un grandissimo. Infatti la partita, al di là di quel gol che è stato episodico, l'Avellino qui ha concesso poco o nulla. Sì, che Catanzaro era più stanco perché 4 giorni prima ha battuto la Ternana mentre l'Avellino aveva riposato, però ci sono state un paio di mosse di Braia, tipo De Francesco su Corapi e una gabbia costruita intorno a Carlini, che sono gli uomini con più qualità del Catanzaro, che ha, diciamo, ha notevolmente depotenziato la qualità in fase di possesso del Catanzaro. Catanzaro al momento quarto, a quota 48 punti, a meno 5 dal Bari. Ti chiedo quanto la squadra giallorossa crede nel terzo posto, visti anche i problemi del Bari attuale. Ci crede tanto, perché se qualcuno avesse chiesto a un tifoso qualsiasi 6 mesi fa, a metà marzo il Catanzaro ha la possibilità di portarsi a meno 2 dal Bari e potenzialmente superarlo, perché c'è una gara in più, in meno, nessuno gli avrebbe creduto. Però il Catanzaro sta facendo il suo percorso, la società ha chiesto a Calabro il quarto posto definitivo, non certo di vincere il campionato. Il Bari non l'ha fatto, è un po' in crisi, e quindi qui un po' tutti ci credono, anche perché il Catanzaro ha dimostrato di avere la qualità se fa la partita perfetta per battere chiunque. Contro la Ternana l'ha fatto, e all'andata aveva anche battuto l'Avellino, quindi insomma ha le doti per riuscire a imporsi anche col Bari. Catanzaro ammazza grandi, diciamo così. Catanzaro allenata da Calabro, un tecnico che dopo qualche stagione a vuoto sembra aver trovato la giusta dimensione lì in Calabria, no? Sì, Calabro è arrivato come uomo abbastanza pragmatico e qui ha confermato il suo pragmatismo. Ha un po' di difficoltà all'inizio, ma perché la squadra era stata costruita alla fine del mercato, c'era necessità, bisogno di tempo per affinare i meccanismi, conoscersi fra giocatori e lo stesso allenatore. Poi le cose sono andate meglio. Non ha quasi mai rubato occhio per bellezza. Il Catanzaro però ha dimostrato di saper essere molto pragmatico e di saper andare dritto al punto, senza disdegnare qualche bella manovra, magari non troppo continua, non come per esempio la piazza di Catanzaro era abituata 2 anni fa con il calcio di Auteri, che era molto più spumeggiante. Però qualche volta riesce anche a esprimersi seguendo belle trame piacevoli, diciamo. Ecco, Andrea, l'hai appena nominato Auteri, ti aspettavi un flop del genere a Bari? No, sinceramente no, però c'è da dire anche che Bari è una piazza diversa rispetto a Catanzaro, quindi poi non so le dinamiche all'interno dello spogliatoio anche come sono andate. Sicuramente non è andato tutto a dovere, altrimenti il Bari avrebbe vinto il campionato e Auteri sarebbe ancora là. Un fallimento del genere non me lo sarei aspettato, perché il mister qui a Catanzaro lo conosciamo bene, ha allenato più di 100 partite, ha fatto più di 100 partite da allenatore del Catanzaro, spesso e volentieri ha vinto le partite con le sue mosse. Ultimamente c'è da dire che qualche colpo l'aveva perso, però un fallimento del genere con la squadra che ha il Bari, con l'organico che è il Bari, non me lo sarei aspettato. Ecco, tornando al Catanzaro, quali calciatori più in forma, quelli da tenere d'occhio per quanto riguarda la partita di domenica? Carlini senza dubbio che è l'uomo più decisivo, 8 gol e 5 assist, 4 rigori su 4 segnati, se dimentichiamo pure uno in Coppa Italia, 5 su 5, non ne ha sbagliato uno. Martinelli, che è il difensore centrale ex Foggia, gioca a braccetto sinistro, quindi centrale di sinistra, dopo aver sbagliato per qualche leggerezza ed eccesso di sicurezza alcune partite, ha subito rimproveri pubblici, diretti o indiretti dall'allenatore, dopodiché non ha più sbagliato una partita e ora è il migliore in difesa. Ecco, venendo invece alla formazione, quale potrebbe essere la probabile formazione del Catanzaro Antibari? Il rinvio della partita con la Cadese di mercoledì ha fatto Calabro un po' di
problemi, nel senso che la squadra ha potuto riposare, quindi qualche uomo che era un po' stanco è di nuovo in condizione. L'unico, il Catanzaro giocherà col 3-4-2-1, 3-4-1-2, che poi varia a seconda delle posizioni dei due trequartisti, che sono Di Massimo e Carlini. Uno dei due a turno affianca il centravanti, che dovrebbe essere Curiale. Questo è uno dei ballottaggi in corso, Curiale o Evacuo come centravanti. Poi a seconda della fase di possesso o non possesso, Di Massimo Carlini a turno affianca il centravanti, oppure in fase di non possesso scendono sulla linea di questi centrocampisti per formare una mediana 5. In porta giocherà Di Gennaro, in difesa giocano Scognamillo, Fazio e Martinelli, che sono i tre difensori centrali titolari. Sulla fascia destra di centrocampo un altro ballottaggio, quello che fra Garufo e Casoli, ma dovrebbe giocare Garufo. A sinistra gioca Contessa, in mezzo giocano Verna e molto probabilmente Corabi. Il capitano, se stesse bene, non sarebbe mai in dubbio mai, però ultimamente ha avuto qualche problemino al ginocchio. Contro il Francavilla ha riposato proprio per non forzare, ora sta meglio, sta anche abbastanza bene, gli ultimi allenamenti non hanno dato controindicazioni, dovrebbe esserci, anche perché Calabro non può rinunciare alle idee, al piede di Corapi, però il test decisivo si avrà solo domani alla rifinitura. Diciamo che come percentuale un buon 65% ce l'ha di giocare, altrimenti giocherebbe Baldassin con caratteristiche diverse, perché più un incursore, non un regista, però insomma c'è. L'altro mediano invece è Berna. Ecco, rifacendoci un po' anche a quello che è successo contro la Ternana, quindi diciamo una big del campionato, che tipo di partita potrebbe fare il Catanzaro contro il Bari? Dipende dalla partita che farà il Bari, però. Perché il Catanzaro ha dimostrato più volte di sapersi adattare anche agli avversari, o di sapersi adattare al tipo di partita che è meglio per che è meglio fare per lo stesso Catanzaro, nel senso, se è una partita in cui il Bari lascerà il pallino, il Catanzaro il pallino del gioco se lo prende, perché è una delle squadre che insieme al Bari mi pare che come dato generale del possesso pallo è uguale, superiore al 53%. Però ci sono state alcune occasioni, tipo nella vittoria di Foggia per 2-0, in cui non è stato necessario tenere troppo palla, si è cercato di più la profondità e i rapidi capovolgimenti di fronte, ed ha funzionato anche quello. Infatti è arrivata una vittoria 2-0 anche in quel caso. Contro la Ternana è stata una partita dai due volti da questo punto di vista, perché il primo tempo il Catanzaro ha tenuto più palla nella ripresa con la Ternana che doveva inseguire, e poi gli sarebbe andato bene un pareggio. Il Catanzaro ha cercato di tenere meno palla, l'ha fatto molto meno, però è stato comunque più incisivo rispetto alla capolista. Il calciatore più temuto in Casavani? Direi Antenucci, che ha fatto 3 gol su 3 nei tre precedenti di quest'anno e dell'anno scorso, e ha una classe e un'esperienza che non si discute. Si giocherà al Ceravolo, ti chiedo in che condizioni è messo il terreno di gioco, erba naturale se non sbaglio, no? Erba naturale, quest'anno, anche perché a gennaio e febbraio non ha piovuto tantissimo, è stato praticamente sempre perfetto. Ora è da qualche giorno che piove qui a Catanzaro, però peraltro durante la settimana lo stadio non viene toccato al di là della rifinitura, quindi dovrebbe tenere, col beneficio del dubbio, ma dovrebbe tenere, finora l'ha sempre fatto. Ecco, infine ti chiedo dal punto di vista meteorologico cosa dobbiamo aspettarci? Pioggia e freddo. Ah, quindi è prevista pioggia per domenica? È prevista pioggia per domenica, almeno finora è prevista pioggia, la temperatura si è ingassata, c'è cioè una coda d'inverno dopo un paio di settimane primaverili, anche se per fortuna non c'è vento, e questo per il momento, e questo è un caso abbastanza raro visto che Catanzaro è la città del vento. Quindi insomma, partita che si dovrebbe giocare sotto la pioggia. Perfetto, sì. Io con questo ringrazio il giornalista della Gazzetta del Sud, della Gazzetta dello Sport, Andrea Celia Magno, per essere stato con noi. Andrea, grazie mille, ottimo come sempre, buon lavoro e buona partita. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao, grazie mille, grazie. E allora, queste le ultime da Catanzaro. Insomma, è un avversario ostico, una trasferta difficilissima, questo lo sappiamo, non ci dobbiamo nascondere. La squadra che ha battuto la Ternana, delle ottime individualità,
insomma, vista la situazione al momento del Bari, io firmerei per un pareggio ad oggi, perché comunque è una partita molto difficile. Kratos ci scrive: spero in un pareggio, ecco appunto, quindi si raccoda a quello che stavo dicendo. Poi Emanuele ci fornisce un ottimo assist, perché dice: forse non c'entra niente con la partita, dice forse l'unico che ci ha visto giusto in questo Bari è stato Ciccio Brienza, pensieri a voce alta. Oggi è anche il compleanno di Ciccio Brienza, che salutiamo. Vi faccio una confessione: ho provato negli ultimi tempi a contattarlo, però con scarsa fortuna, perché mi piacerebbe tanto averlo in trasmissione, però al momento non ci sono riuscito. Spero di riuscirci in futuro. Sicuramente Brienza è un altro dei misteri legati alla SSC Bari, sceso in Serie D per dare il suo contributo alla squadra, poi è stato promosso con un ruolo in società e poi è praticamente sparito, non c'è stato mai un comunicato, un messaggio di ringraziamento, niente, sparito dai radar anche Ciccio Brienza, che magari poteva essere utilizzato, poteva diventare un team manager, poteva diventare un dirigente del Bari, invece anche lui è stato accantonato in questa società che è sempre più, come ho detto anche nei giorni scorsi, una scatola vuota. Bene, è veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto Non Capirai e per questa settimana. Vi ricordo la programmazione e gli appuntamenti di Radio Biancorossa. Domenica torna Prendiamoci un Tè Caldo nell'intervallo del match di Catanzaro. Con me ci sarà Antonio Fioretti e ci collegheremo anche con Catanzaro con Marco Iusco. L'appuntamento con Tanto Non Capirai è invece sempre per lunedì alle ore 14, dove tutto questo sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Senti questa voce. Chi canta muore, la Bari è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai.